io non voglio strumentalizzare nessuno, voglio dire la verità dei fatti, la sacrosanta verità. Mi hanno fermato dei ragazzi, sono qui in Corso Umberto, tra Piazza della Vittoria e Piazza Garibaldi. Allora, un giovane, ragazzi che stanno aspettando il corno, avvicinati così si sente meglio. Il punto è che, visto che abbiamo colto la palla al balzo, io una volta che non prendo la macchina vengo per insomma per usufruire del mezzo, non sta passando niente. È tardi, è un quarto. Le 11 e un quarto, con tutti gli orari, letteralmente stanno là, se volete. Stanno lì intanto per farvi dire. Noi abbiamo il pullman tra 10 minuti. Quindi se non passa il pullman devo ancora rompere il cazzo per farvi prendere a starto, letteralmente. Per farvi prendere e portare a starto. Sì, letteralmente. Quindi quando precisiamo che abbiamo fermato voi, cioè noi voi, perché altrimenti è assurdo, ma allora si dice non siamo i mezzi pubblici anziché usare le auto private per una scelta ecologica, giusto? Poi quando vado a prendere il bus non passa, o se passa presenta ritardi fortissimi. Allora io direi una cosa, se stasera non passa facciamo una bella cosa, chiamiamo il sindaco Melucci o il vice sindaco Manzulli e così vi accompagna a casa, vi accompagna a casa vostra. Potremmo fare così. Guarda, magari. Ma magari. Perfetto, pubblicità gratis al pullman, cioè, dell'Amazon. Non so se è possibile una cosa del genere. Perfetto, maestro, vediamo ragazzi, di fare una corsa al porto. Questa è la Taranto delle favole, a buon raccontata rendere, maestri, da Melucci e da Manzulli. Sentite ora quante belle parole, quante favole che ci racconta Mattia Giorno, l'assessore comunale alla mobilità sostenibile. Chiedere di abbandonare il mezzo privato, utilizzare il mezzo pubblico, questo perché è l'unica soluzione per far fronte alla crisi dei parcheggi.